tutto nelle braccia, nelle gambe di Stefano Di Colla nell'ultima frazione da 4x200 stile libero, grande rimonta nella precedente frazione da parte di Gabriele Detti dopo che De Tullio e Galossi avevano portato l'Italia ai piedi del podio. Difficile però che possa arrivare la medaglia d'oro, anche se Di Colla in corsia 4 sta nuotando molto bene, c'è un testa a testa, intanto è passata una corsia laterale in testa la formazione svedese, un po' a sorpresa. L'Italia era stata prima in graduatoria nel corso delle batterie, quindi lasciava presagire questo piazzamento la possibilità di una medaglia d'oro, ma la medaglia d'oro l'Italia l'ha già conquistata con Alberto Razzetti, doppietta sul podio insieme a Preandera Matteazzi nei 400 misti, e grandi premesse sono state create per le gare di domani. Ma intanto andiamo a seguire l'ultima vasca con Di Colla che sta dando il massimo almeno per salire sul podio, ma al momento è quarto, mentre in corsia laterale continua la Svezia a tenere assolutamente le distanze rispetto a tutte quante le altre. Sta rimanendo in corsia 4 Di Colla, che potrebbe fare il sorpasso e potrebbe arrivare alla medaglia d'argento. Strepitosa la parte finale della gara dell'azzurro, l'Italia dovrebbe arrivare d'argento, dovrebbe toccare in questo momento, ed infatti la medaglia d'argento arriva con Di Colla. Di Colla è riuscito a rimontare una parte finale, a salire sul podio e addirittura a portare l'argento al collo dell'Italia, che aveva anche conquistato una medaglia d'argento nel nuoto artistico. Dunque 4 medaglie nella giornata inaugurale di questi europei di Roma, dal Foro Italico con l'assistenza tecnica di Andrea Di Marco, Carlo Verna, GR1.